Meglio contattare la Mantis. Trilla di sicuro sa dove si trovano. Sicuro di averlo riparato? Non rispondono. Non mi piace. Torniamo indietro. Non c'è nessuno. Che sia una trappola. Si direbbe che non riusciamo a tenercene lontani. Aspetta, hai sentito? Dove pensi di andare? Lancio un assordante! Riflessi Jedi! Piccolo amico, dove sei? BD? Devo andarmene da qui, dovunque mi trovi. C'è qualcosa là. Funziona! L'aria è fredda, viziata. Sono a grande profondità. È servito a qualcosa? Si è aperta. Vediamo di trovare una via d'uscita. Mi sento osservato. Cosa gli sarà successo? Anch'io sono felice di rivederti. Adesso ti levo il bullone di costrizione. Maledetti. Poveri droidi. Andiamo prima di fare la stessa fine. Vieni, BD.
BD, pensaci tu. BD, qui serve un sovraccarico. Sentito? Pare che ci sia qualcuno in casa. Ottimo lavoro, BD. Ehi, conosco questa band. E tu chi saresti? Non lo sai? Sono Sir Torma, piacere! Comando io da queste parti! Devi ringraziare Crisi Quattro Braccia se oggi ci incontriamo! Lo farò, non appena usciremo da qui. Stasera abbiamo un ospitante speciale! Un guerriero di un'epoca passata! Un Jedi! Vediamo cosa fa! Qualcuno gli dia il suo giocattolino. Volete uno spettacolo? Vi darò uno spettacolo. 100 d'ore di sangue e denaro. Stasera onoriamo gli sfidanti caduti in passato e i grandi sacrifici che hanno compiuto per renderci tutti ricchi. È vicino alla morte. Forse ha bisogno di qualcosa di più grosso. Stai imparando alla svelta? Forse dovresti scendere e affrontarmi di persona. Ha troppi crediti da contare. Sono d'accordo, parla troppo. Diamogli un po' di vera azione. Ora sì che va. Una preda facile. Questo sì che è un vero combattimento! Facciamola finita! Mandategli contro qualcosa di tremendo! Peggio della stagione degli amori sugli Elden Prime! Serve uno stimolo, BD!
BD! Uno Steam, qui! Sta male! Ehi, Gris. Sei famoso lì? Sì, lo sono, ma quella è Gentaglia. Puzzano di olio di droide usato. Ma ve la siete cavata? Sì, una complicazione che si poteva evitare. Abbiamo avuto fortuna. Abbiamo un'altra complicazione. L'impero sa dell'Holocron. Brutto affare. Adesso l'intera missione è compromessa. E ho fatto una bella chiacchierata con la seconda sorella. Trilla. Che cosa ti ha detto? Mi ha detto che l'hai tradita con l'impero. È vero? Direbbe qualsiasi cosa per sabotare la missione. È vero? Trilla era la mia apprendista. Prima dell'epurazione. Avresti dovuto dirmelo. È in arrivo un messaggio criptato da Kashyyyk. Mari. Cal, abbiamo trovato Darful e vuole incontrarti. Ma non è tutto. L'impero ha invaso la nostra posizione alla raffineria. So ha lasciato il pianeta. Alcuni di noi si sono uniti ai guerrieri Wookiee nelle foreste. Fa attenzione. Anche tu. A dopo. A dopo. Sappiamo cosa fare. Siamo pronti e questa volta andrà tutto bene. Ehi, ragazzo. Su, svegliati. Devo parlarti. Cosa? Devo parlarti. Non so cosa è successo tra te e lei. Immagino si tratti di una questione fra Jedi, ma non penso che sia il momento giusto per questo. Non sono affari tuoi. Io penso di sì, invece. Noi siamo una squadra, non è vero? Senti, Cal. A causa di un mio errore, hai rischiato di essere ucciso. Mi dispiace. Ragazzo, tutti commettiamo degli errori. Magari non tu.
perché non le dai un po' di tregua? Non ti dico di farlo per me, anche se voi due siete la cosa migliore che mi è capitata nella vita. Prima del vostro arrivo mi interessava solo avere una buona mano a Sabak. Adoro quel gioco. Lo so bene. Cal, la vita non è un gioco. Prima del vostro arrivo io pensavo solo a me stesso. E al denaro. Ora è tutto diverso. Sai, con voi due l'azione non manca, ma mi esalto a guardare gli incontri. Basta che non ridiventi un vizio. Certo, figuriamoci, ora guardo e basta. Con le scommesse io ho chiuso. Sicuro? Sì, lo faccio per divertimento. Non c'è niente di meglio che guardare due bestioni che si scontrano. Mosse da paura e forza bruta. Capitano, sono turbata da questo entusiasmo per qualcosa di così... barbarico. Beh, sì, è vero, io non lo nego. Totalmente barbarico, eppure così divertente. Stiamo per uscire dall'iperspazio. Siediti. Contro dei ribelli. Ma sto cercando un Padawan Jedi. E so che lui è stato qui. E per questo, tutti voi dovrete soffrire. Parliamo dopo. Avvisami quando vuoi partire, io starò qui. Choisic e Mari hanno disegnato una mappa per il tuo incontro con Tarful. BD! Guardare dentro? Cosa abbiamo? Qui mi serve aiuto! Così va molto meglio. Sta vicino, BD. Quelli sembrano veloci.
Mi senti? Sono quasi alle terre buie, ai rottami di un camminatore. Zone ha distrutto uno durante la fuga. È con te? No, non più. Ne parleremo quando sarai qui. Ripiego! Prendetelo! Thank you.
Qualcosa profuma. Che cos'è? Cos'hai scoperto? Le trappofauce simulano l'odore del cibo. Questo spiega il profumo di Jogan. Inquietante. Si discute. Per sopravvivere dobbiamo andarcene da Kashyyyk. Non abbandonerò i Wookiee. Accetterò chiunque voglia restare. Allora ti lasceremo indietro. Truppe, andiamo! Andiamo. Dobbiamo trovare Tarful. Del genere. Nemmeno io.
Trovato niente, BD? Questi alberi. Sento la forza ovunque qui. La incontreremo Tarkul. L'hai fatta. Lui è il capo tribù Tarful. Sono qui per conto del maestro Ino Cordova. Stava cercando un manufatto zeffo. Trovarlo potrebbe salvare i Jedi. Cordova ha trovato saggezza sull'albero delle origini. La sua avrai risposte. È enorme. Non so da dove cominciare. Potresti riuscire a salire attraverso le radici, ma molte sono sott'acqua. Tieni un respiratore. Grazie. Cosa farete ora? L'unica cosa possibile. Resistere. Auguri. Ci rivedremo. Neanche Tarful li ha tenuti lontani. Sono qui per sterminare tutti quanti.
Bella scansione. Bella mossa, BD. Questo ci aiuterà. Quelle mi danno i brividi. Oh, anche a te, deduco. L'impero sarebbe accorso così in forze su Kashyyyk se non fossimo intervenuti. I Jedi dovrebbero portare speranza, ma ho portato l'Inquisizione. Mari e Tarful si sono fidati di me. E ho di nuovo messi in pericolo. Impegnati di più!
Sì, potere! Com'è morire dissanguati? Colpiscimi di nuovo! Non puoi fuggire! Riuscirai a sopravvivere? Bene. Sì, vediamo. Chi abbiamo qui? Un ratto di bracca che si crede un Jedi? Avevo detto al grande inquisitore che non saresti stato tanto stupido da farti rivedere qui, specie dopo l'esito della vostra fiacca resistenza. Lieta di essermi sbagliata.